In realtà andiamo dentro a queste mille modalità, a queste mille piattaforme. Comincerei con Enrico ad approfondire una grande tematica che è quella del digitale, che è quella di internet, che è quella del web. Lo può fare da presidente di AudiWeb, ma lo può fare soprattutto da grande professionista che da tempo immemore è uno dei pionieri del digitale di internet in questo paese. Con lui condivido la sofferenza, nel senso che siamo ancora all'età della pietra, purtroppo, nonostante ormai sia più di un decennio che calpestiamo questi palchi. Enrico, vogliamo parlare un po' di numeri, cioè qual è la situazione per esempio del comparto web? Cioè, c'è bisogno di web in Italia, ma... Sì, direi luce e ombre, nel senso che uno si potrebbe aspettare che quando c'è una crisi... un paese, un sistema che è in crisi ne approfitta rapidamente per scegliere delle vie e delle riforme, come si dice, per andare più in fretta e cogliere l'innovazione. In realtà questo sta succedendo per i consumi, non altrettanto si può dire ancora per le scelte di investimento. Sta crescendo perché, come tutti sapete, la rete è l'unico mezzo che nel mix, no, della dieta mediatica di tutti noi cresce. Cresce però fino a 55 anni, abbiamo questa anomalia straordinaria in tutto il mondo, per cui se noi prendiamo la popolazione in generale, diciamo dagli 11 ai 74 anni, siamo poco più del 65% di penetrazione, abbiamo poco meno di 25 milioni di utenti che tutti i mesi fanno qualcosa sulla rete, da PC piuttosto che da telefonino. Che è un più 10%, più 12% in un anno, quindi con una crescita trascinata soprattutto dall'adesione di nuovi ceti, nuove fasce sociali e dai social network, che sicuramente sono stati uno dei driver più potenti di crescita di questo periodo. Ma ci metto anche ad esempio i PC piccoli, come li chiamo io, sono venduti un sacco di PC piccoli che hanno, magari con la chiavetta, vari milioni di queste cose che hanno... portato sulla rete un pubblico nuovo. C'è gente che dice io non compro il PC per entrare su internet ma per avere Facebook, ad esempio. Questo non è per alcuni milioni di persone vale proprio come se Facebook, esatto, fosse internet che diventa. Infatti fino a 55 in realtà, se guardi, la penetrazione è alta, arriva al 75-80%, dopo 55 più nulla, nel senso che passiamo dall'80 al 20. Quindi è come se ci fosse una divisione generazionale. Se poi pensi che la gran parte dei dirigenti ancora o dei politici sta là, allora il tema vuol dire che comunque hai un intero settore che è molto molto in bassissima priorità in tutte le agende. Le agende delle politiche, le agende di investimenti, eccetera, eccetera. Un altro driver fondamentale, perché siamo il paese comunque ancora principe della telefonia cellulare, che comunque la crescita da un anno all'altro dell'accesso a internet dagli smartphone è del 60-70%, quindi c'è un impulso grandissimo all'utilizzo della rete attraverso soprattutto i nuovi iPhone e compagnia. Non si capisce come poi convergeranno queste tecnologie, cosa succederà anche degli iPad e tutto il resto, però diciamo che ci sono ottime notizie sui fronti dell'aumento del consumo mediatico, soprattutto fino a questa fascia di età. Le ombre invece sono che comunque gli investimenti sì crescono, è l'unico mezzo che cresce, quindi più 10 l'anno scorso, anche quest'anno farà più 10, ma è un più 10. Doppia cifra, forse si arriva al primo miliardo, quindi arriviamo al miliardo come bacino pubblicitario fra performance e display, però ricordiamoci che poi il display è meno della metà, che poi è la parte più vicina all'awareness, agli investimenti delle aziende, e quindi è un mercato che comunque è ancora piccoletto. Cioè, c'è la solita proporzione per cui hai l'Italia che vale la metà della Francia, la Francia che vale la metà della Germania, la Germania che vale la metà dell'Inghilterra e noi che siamo un ottavo dell'Inghilterra. Quindi, oppure il commercio elettronico in Italia vale nella media meno di un decimo della media europea, poco meno di un decimo della media europea. Quindi è come se in questo momento nella nostra agenda ci fosse molto più spesso la difesa dei comparti classici rispetto all'innovazione. Difesa di tutto, magari in certi casi anche sacra, perché voglio dire, quando si ristruttura una catena di valore saltano anche
saltano anche dei posti di lavoro, bisogna dare spazio a persone più giovani, ai nuovi creativi, alle nuove energie, bisogna avere il coraggio di provare, di fare investimenti nuovi, di buttarsi. Quando guardate poi i dati, scoprite che più o meno la metà del tempo speso della gente sta sui social network, che vuol dire un nuovo modo completamente diverso rispetto a ogni tecnica di comunicazione classica, di adottare nuovi paradigmi. Allora lì ci vuole coraggio, bisogna investire, bisogna... E questo sta succedendo ancora di meno e meno lentamente di quanto potrebbe essere auspicabile. Quindi luce e ombre, ma mi pare che sia un applauso meritato.